Ale, oggi vi parlo dei miei must have dell'autunno, però prima di iniziare un piccolo aggiornamento riguardo appunto al video precedente in cui vi ho parlato della mia vita privata. Allora, vi ho parlato di un trasferimento che al momento non è ancora in atto perché comunque sto aspettando una risposta per una proposta di lavoro. Quindi spero vivamente che riesca a far parte di questo progetto, appunto, che si terrà appunto vicino al mio paese. Quindi, in tal caso, se dovessi riuscire ad entrare in questo progetto, non ho bisogno di nessun trasferimento. Quindi aspetto un altro po' e poi deciderò riguardo appunto al lavoro. Vita privata, tutto bene, sto ancora insieme a questa persona, quindi sono felice. Per il resto niente, questo era il piccolo aggiornamento, quindi riguardo al trasferimento che non so se appunto andrà in atto perché sto aspettando una risposta, quindi speriamo bene. Comunque passiamo al video. Sono raffreddatissima, mi è passato da poco il raffreddore, ho la tosse, mi fa male la gola, insomma. Parlo come una papera, ma non vi preoccupate. Passiamo ai must have, ossia tutte le cose che in particolar modo vengono utilizzate in autunno. E voglio partire appunto da cibo, quindi cibo bevande, tra virgolette. E un must have per me è questo tè, che è Indian Chai, che praticamente ho utilizzato per fare il chai tea. È praticamente una bevanda utilizzata tantissimo da Starbucks, che è un tè freddo, appunto chai, con il latte. Fatto anche caldo è buonissimo ed è un tè molto molto speziato, quindi ci sono all'interno cannella, vaniglia. Allora, è un tè nero con foglie di mora dolci, aroma di vaniglia, spezie come cannella, liquirizia, chiodi di garofano, zenzero, cardamomo, pepe nero, aroma di cannella, radice di cicoria. Radice di cicoria, questo è nuovo per me. Le cicorie le mangiamo praticamente noi in Puglia. È un tè che preferisco tantissimo bere in autunno, proprio perché ha all'interno tutte queste spezie che sono un po', diciamo, autunnali, tra virgolette, come per esempio la cannella. Un altro tè che mi piace bere in questo periodo è questo della Fittiche Body Detox 28 giorni. Anche questo è buonissimo, un profumo fantastico. Questa è la seconda confezione che sono riuscita a trovare in un negozio della mia città. Allora, è buonissimo. E veramente fa quello che promette, quindi brucia tantissimi grassi, aiuta appunto il sistema immunitario e il benessere della persona. Una tazza al giorno ogni mattina ed è fantastico. Qui c'è il tè cinese, la citronella, lo zenzero, il dente di leone, buccia di limone, tulsi, fiori di gelsomino, petali di rosa, radici di ginseng, scaglie d'ananas e mela. È veramente un tè fantastico, ottimo veramente. Quindi mi piace sorseggiare del tè caldo quando inizia a far freddo, quando fuori c'è la pioggia. È proprio un rituale, ecco. Passiamo alle candele. E una candela che accendo spesso ultimamente è questa qui della Jewel Candles. Questa qui mi è stata inviata credo nel periodo primaverile estivo, quindi non l'ho usata tantissimo, cioè l'ho giusto usata per prenderci dentro il gioiellino, perché sapete che in queste candele praticamente all'interno c'è un gioiello. All'interno mi era uscito un anello col diamantino, molto molto bello. Quindi non l'ho sfruttata tantissimo come candela perché appunto è alla zucca, è anche questa molto speziata ed è soprattutto autunnale, quindi questo è il periodo adatto per sfruttarla. Lo sto accendendo molto spesso, specialmente in bagno, quando appunto mi rilasso, faccio la doccia oppure magari faccio il bagno, ecco, accendo questa ed è buonissima. Allora, un altro oggetto che non è autunnale, non è che fa parte dell'autunno, però non so, è adatto in questo periodo, è questa praticamente questa jar
con il tappo e la cannuccia. In particolar modo, non lo so, mi ricorderà questo periodo, quindi il periodo autunnale, perché per la frase che c'è scritta sopra: If you never try, you never know. Quindi se tu non ci provi, non potrai mai sapere, non potrai mai conoscere. Quindi è, diciamo, una frase che mi rappresenta tantissimo in questo periodo, perché sto provando di tutto e se non ci provo non potrò mai sapere. Questo è, diciamo, che è il motto di questo periodo. Poi è molto molto carina come jar. Passiamo ai prodotti cosmetici, che sono poi quelli che si ripresenta un po' ogni autunno, e sono praticamente gli smalti scuri. Quindi, per esempio, come queste tonalità di Wycon, abbiamo il numero 115, che è un color vino, proprio vinaccia, e il colore leggermente più chiaro, che è il 704, che va un po' più sul melanzana. E poi questo qui di Benecos, che a me piace tanto come colore, che è molto, cioè è praticamente un intermezzo tra questi due colori, e sono appunto i colori che si utilizzano di più appunto in autunno. Devo ricominciare a farmi crescere le unghiette, perché me mangio. Per quanto riguarda i rossetti, questo è il must have di tutta una vita, che è il color sangria di Wycon, che è una tinta labbra. A me piacciono tantissimo queste tinte labbra, perché veramente durano un'infinità e sono fantastiche. E questo è il color sangria, che è quello che ho addosso, mi piace tantissimo. Insieme a queste altre due matite di Puro Bio, matita labbra e rossetto, che sono praticamente il numero 25, il rossetto, che è un marrone più che altro, un marrone mattone, ecco, e la matita al numero 29, e sono dello stesso colore, sono appunto gli abbinati. Mi piacciono molto i matitoni di Puro Bio rossetto, perché durano, sono veramente molto molto buoni e molto confortevoli sulle labbra. Sempre di Puro Bio ho ritirato fuori la palettina Live in Color, con tutti i colori appunto invernali, come il nero, il prugna, il marrone, il verde, bottiglia, il grigio, lo champagne e questo color rame. Ecco, questi sono i colori che utilizzo soprattutto in autunno e inverno. Sono usciti, è uscita la nuova collezione di Puro Bio, che ancora non vedo e spero che mi arrivi presto, in modo tale da potervela presentare, perché al Sana hanno presentato tantissimi nuovi prodotti, quindi non vedo l'ora di conoscerli. Nel frattempo comunque sfrutto tantissimo questa palettina, perché ha dei colori meravigliosi. Oltre a questi prodotti c'è una novità di Neve Cosmetics che vi presento qui, e che inserisco nei must have perché mi ci sto trovando veramente veramente bene. Sono i nuovi correttori Nascondino. Allora, Nascondino è uscito 2 anni fa in jar, ed era quel correttore che quando lo applicavate era un po' polveroso, e se avete la pelle secca, ecco, finiva un po' nelle pieghette e le metteva molto in risalto, mentre questo è più morbido. È praticamente un doppio matitone, con da una parte la punta più larga, che è il correttore più cremoso, quindi che va bene per le occhiaie, e dall'altra parte invece una punta un po' più sottile, che è un po' più secca come texture, che va bene per coprire le macchioline. Vi ho parlato di questo prodotto nella pagina di Wiggles, quindi ve lo metto qui sotto, così potete vedere gli swatch e la presentazione del prodotto. Lo inserisco nei must have dell'autunno, perché copre veramente bene le occhiaie, quindi super super consigliato. Un prodotto che sto usando ultimamente e mi ci sto trovando anche molto molto bene è questa crema viso dell'Alia, che è praticamente un nuovo prodotto made in Italy. Sono prodotti nati in Sicilia, una ragazza me li ha gentilmente inviati. Questa è una crema viso appunto anti-age, che sto utilizzando specialmente di sera, quindi applicata di sera, perché ho la pelle molto secca ultimamente e questa crema mi sta risolvendo il problema. Quindi mi ci sto trovando veramente molto molto bene. È idratante, ha un buonissimo profumo, delicatissimo, e veramente ottima, lascia la pelle veramente morbida quando al risveglio, appunto, la pelle è veramente molto elastica e molto morbida, quindi super consigliata. Vi lascio giù nell'info box il link per poter vedere appunto i prodotti sul loro sito. Utilizzo specialmente in questo periodo è questo gel,
Questo gel della PHB, che è un, diciamo che è una marca inglese, che però viene rivenduta su Ecoverde ed è proprio un gel. È un gel che viene applicato sul viso e serve per le macchioline della pelle, soprattutto se avete problemi di melanina, ecco, quelle macchie dovute al sole. E ha un profumo un po' particolare perché con oli essenziali di neroli e quindi è un po' particolare. È veramente ottimo per schiarire le macchioline del viso e ne basta veramente poco. Vedete quanto è grande la confezione, quindi durerà una vita perché non so se riuscirò a finirla. Può essere utilizzata anche sul corpo se avete delle macchie sul corpo, quindi anche questo consigliatissimo ed è un must have di questo periodo. Allora, passiamo agli accessori, che sono solamente due e sono praticamente due paia di scarpe. Io ho la casa piena di scarpe. Le prime scarpe che vi voglio mostrare che ho acquistato ultimamente sono queste che ho preso da Bershka, che mi piacciono tantissimo, che sto sfruttando un po' dappertutto e sono praticamente fatte in questo modo. Classicissime décolleté, però con appunto questi incroci davanti. E le adoro, sono veramente comode, devo dire la verità. Per qualche ora le potete portare, dopodiché se superate le 4 ore, 4-5 ore iniziano a far male. Però devo dire che è una buona soglia, quindi sono veramente molto molto comode. Quindi queste per quanto riguarda appunto la scarpa elegante, mentre una scarpa che sfrutto tantissimo in autunno è questa qui, che ho comprato su Zalando ed è di Anna Fils, e sono questi stivaletti, questi tronchetti, sono comodissimi e sfrutto veramente veramente tanto in questo periodo. Quindi questi erano i miei must have dell'autunno. Spero di avervi fatto compagnia con questo video. Fatemi sapere quali sono i vostri e se tra questi c'è qualche prodotto interessante. Per il resto io vi consiglio di iscrivervi al canale, di iscrivervi ai miei social, Facebook, Instagram, Twitter, vi lascio tutti qui. Ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Nel frattempo vi mando un bacio grande grande e ci vediamo.